la normalità in sicurezza, perché il nemico è sempre dietro l'angolo, ma bisogna fare in modo che si riparta. E non è una visione, come si può dire, cinica per pensare solo ai soldi, la si finisca. Io capisco che in giro per l'Italia qualcuno sia meno interessato alle attività produttive, ma qui noi manteniamo le nostre famiglie e il resto d'Italia, chiaro? 150 miliardi di PIL sono una buona fetta. L'Italia non si può dimenticare di questa zona produttiva e di altre zone improduttive importanti come la Lombardia, l'Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e altre regioni anche, che non ho citato. La nostra recessione è la recessione dell'Italia. Io dico questo, vedo che dicono che sconfino, ma cosa vuol dire sconfino? Ma cosa vuol dire? Chi qua ha sconfinato? Il governo che ha sollevato le regioni, cioè, come si può dire? E noi lo abbiamo accettato, nel senso che con grande senso di responsabilità, assieme ai colleghi di Regione, c'è un'emergenza, il governo si faccia regista in tutta questa partita. E poi qualcuno mi viene a dire che sconfino, ma sconfino che? Guardate, visto che sconfino, com'è che si dice? Con i sconfini si risponde sempre con praticità. E questa mattina ho firmato un'altra ordinanza. Allora, sempre raschiando il barile, è consentito in questa ordinanza che poi divulgheremo all'applicazione dalle 6 di stasera per le attività che riguardano i cittadini, le attività poi capirete quali poi vi dico, e da domani mattina alle 6 per altre attività, semplicemente per dar modo ai prefetti di coordinarsi per le forze dell'ordine, che poi non si dica che i cittadini sono informati prima, giustamente con il massimo rispetto di chi controlla, quindi c'è modo di coordinare. L'ordinanza che firmo, e la firmo appena finita la conferenza stampa, dice questo, tutta una premessa che parla dei dati epidemiologici, sanitari, le terapie intensive, e siamo giunti a questa conclusione. Primo punto, è molto breve. È consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta e altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di 1 metro tra le persone, salvo quelle accompagnate quando minori o disabili o non autosufficienti, utilizzando mascherina, guanti o comunque garantendo l'igiene. Vuol dire che si esce di casa, per capirci, senza limitazione. E quindi si può passeggiare, far jogging o quant'altro, almeno nel territorio comunale. Poi, e questo è valido dalle 6 di stasera, scusate, ho perso, eccolo qua. Due, è consentito per i residenti in regione lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà o imbarcazioni di proprietà che si trovano al di fuori del comune di residenza per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene. Questo vuol dire che chi ha una seconda casa, andiamo a vedere se ha rotto i tubi col gelo, piuttosto che se parte ancora l'impianto di allarme o ha delle manutenzioni da fare, è legittimo che in Regione Veneto possa raggiungere la seconda abitazione, non per andarsi a dimorare, ma per fare ovviamente quello che dovrebbe fare buon padre di famiglia, quindi vigilare sul suo patrimonio. 3, questo è, scusate, questo punto è attivo da domani mattina alle 6, questo ragionevolmente per evitare che le forze dell'ordine in strada trovino qualcuno che magari si sta già recando fra un'ora e dice: ma cosa sia sta roba? Domani mattina alle 6 penso che sia più che ragionevole e rispettoso di chi controlla, che ringraziamo per il lavoro che sta facendo. 3. È ammessa la vendita di cibo per asporto tramite veicolo senza uscita di passeggeri. Il car delivery, no? Il take away in macchina, come si chiama? Vabbè, evito di citare nomi commerciali. Perché? Avete visto, io sono stato criticato per l'asporto, avete visto che dal 4 maggio è previsto l'asporto? Ma a me sembra ragionevole, tutta sta gente che vedete in giro, le avete viste anche voi le macchine,
a pranzo almeno abbiano la possibilità di andare con auto davanti a uno sportello dove uno gli dà un panino dentro un sacchetto o va a prendersi un pezzo di pizza. Cioè io dico che le ordinanze vanno fatte anche pensando ai problemi che hanno le persone, come penso che una persona che da 60 giorni che è in casa e può girare attorno a casa, adesso cominciamo a dire che vada a farsi una passeggiata, a respirare un po' d'aria, dando anche un segno, come si può dire, di responsabilità da un lato, ma anche di possibilità di tornare un minimo alla normalità. Guardate, io l'avrei prese prima queste ordinanze, però ero sempre nella speranza di dire che comunque ci sarebbe stato un provvedimento nazionale. Vedo che non c'è stato fino a questo punto. Peraltro, leggendo il decreto, non si capisce ancora cosa possono fare i cittadini dopo il 4 maggio. C'è scritto che i parchi sono aperti, ho capito, ma non abbiamo ben capito, non c'è scritto da nessuna parte quanto si può allontanare da casa un cittadino. Non vorrei che fosse come quella del bagno al mare, che si può fare il bagno al mare, sei da casa in spiaggia però. Non vorrei che nei parchi... Prego. Cosa significa questo, l'uso del veicolo per il cibo da sport? No, a parte l'ambulante, ma ad esempio tutte quelle catene che vendono il cibo che lo consegnano allo sportello direttamente in auto all'americana, McDrive per capirci. Sì. 4. Negli ambienti di lavoro si applica il protocollo firmato dalle parti sociali il 24 aprile 2020 e ogni successiva modifica e integrazione, nonché ogni misura relativa agli ambienti di lavoro relativa a settori speciali. 5. È fatto obbligo per tutte le persone nelle attività economiche e sociali di distanziamento di 1 metro, di copertura di naso e bocca con mascherine e di utilizzo di guanti o di igienizzazione delle mani con apposito liquido. Per quanto 6. Per quanto non diversamente regolato dalla presente ordinanza, vale quanto disposto dalle altre ordinanze che ho fatto. Quindi restano tutte in vigore. La presente ordinanza ha effetto relativamente a disposizione del punto 1 dalle 18 di questa sera, quindi si esce di casa e si va a farsi la passeggiata dove si vuole nel territorio comunale, e relativamente alle disposizioni alle altre disposizioni, quindi quella della seconda casa delle imbarcazioni, dalle 6 di domani mattina. Di dare atto che la violazione delle presenti, vabbè, queste sono le storie delle violazioni, e comunichiamo ovviamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il provvedimento, lo comunichiamo alle prefetture, alla Protezione Civile e ai sindaci. Quindi ringrazio tutti per la collaborazione e per la comprensione. Ai cittadini dico che stiamo lavorando, tra governatori stiamo parlando di questo problema delle aperture, spero vivamente che il governo possa rivedere alcuni step che si è dato. Penso che sia fondamentale pensare che ci debba essere anche equità oltre che responsabilità. L'equità vuol dire, vi ho fatto l'esempio dell'autobus piuttosto che di altro, considerate che se passano le norme nazionali i nostri autobus potranno portare 1/3 dei passeggeri che portavano prima, il che vuol dire che bisognerebbe moltiplicare per 3 gli autobus e i nostri treni porteranno cittadini per la metà di quelli che portavano prima, quindi dovremmo raddoppiare i treni. Allora, prima di tutto viene la sicurezza e la salute dei cittadini, però noi non abbiamo ragione di pensare che misure di tutela delle persone con i dispositivi e di apertura vadano nella direzione di mettere nei guai i cittadini. Se poi accade che ripartono di focolai o quant'altro, ovviamente si dovranno prendere delle misure, cioè non è escluso che possa accadere e non è neanche escluso che si debbano magari circoscrivere i focolai, però non possiamo neanche stare in casa a pensare al focolaio che forse ci potrà essere. Lo dico non da irresponsabile, lo dico con la responsabilità di un governatore che deve pensare alla salute dei veneti, però oggi qui la salute, diciamo, fisica si sta sovrapponendo a quella psichica, perché oggi mettiamo a dura prova ovviamente la psiche di ognuno di noi e guardate che molte persone sono in grossa difficoltà. Non nego che io ho detto di rafforzare anche i servizi di ascolto e psicologici, perché molti, pensate alle tante persone che vivono sole, che sono sole in casa da 60 giorni, perché poi piove sempre sul bagnato, sembra come in Malavoglia, no? Per citare qualcun altro, in Malavoglia a loro capitavano tutte le sfighe del mondo.
E quindi dico che ci vuole rispetto per le persone che sono in difficoltà. Domande, ragazzi? Allora, io chiederei un po' di disciplina perché ho una marea di domande. Vabbè, ma ne facciamo poche, ragazzi, se oggi. Se riusciamo a esaurire tutto in una domanda o in una... Buongiorno, Presidente. Si ha la sensazione che ci sia confusione tra la gente. Ce lo dicono i cittadini, ce lo dicono i lettori, arrivano mail, telefonate, messaggi, e c'è una ricerca di chiarimento, una necessità di sapere questa sfilza di norme, di provvedimenti, su alcuni punti la gente non sa letteralmente che cosa deve fare, si potrebbero fare degli esempi, ad esempio l'attività edilizia era parso di capire che si potesse fare. Si potessero fare opere di edilizia privata dalla tua ordinanza, invece poi apprendiamo che lo sblocco delle costruzioni non è immediato da parte del governo. Ma soprattutto c'è una domanda che io vorrei farti. Mi era parso di capire che le ordinanze regionali possono agire soltanto in termini restrittivi rispetto ai decreti del governo, cioè possono essere restrittive e non espansive. Nel caso invece, ad esempio, dei takeaway, dei cibi da sport, mi pare che tu hai ampliato una possibilità che il governo non prevedeva. Ma ve l'ho spiegata ieri questa roba qui. Scusate, il governo prevede che si può uscire da casa per, a prescindere, per andare a comprare cibo. Ma mica ha scritto ieri questa roba qui. Per me lo sport è andare a comprare il cibo. Se qualcuno non è d'accordo, impugna l'ordinanza. Ho firmato ieri. Cioè, scusate, guardate che noi non cerchiamo le problemi muscolari, cerchiamo di dare un aiuto ai cittadini. Se dobbiamo chiudere tutto, saremo tutto, andiamo a Roma che consegniamo le chiavi e finiamo così. Cioè, dico, qui non è che stiamo giocando a battaglia navale col governo. E lo dice uno che ha avuto sempre un comportamento rispettoso. Ho sempre fatto squadra con chiunque in questi due mesi, voglio continuare a farla. Ma che il problema nazionale sia la firma del cibo da sport di Zaia vuol dire che non c'è niente da pensare, perché è questo problema qua. Penso che i problemi siano aprire le aziende, aprire tutti, dar modo agli artigiani di lavorare, aprire le attività, dare una risposta alle famiglie per le scuole, non preoccuparsi del cartone di pizza perché Zaia ha autorizzato di andare a comprarsi da mangiare. Scusatemi, non sono con te Filippo, lo dico perché cioè, vedo che il dibattito nazionale su queste robe, peraltro ho fatto da anche da altri colleghi, cioè non è che sono in buona compagnia. Prego. Massimo. Sì, volevo chiedere, sì, lei ha sempre detto che all'interno dei DPCM questo suo provvedimento di oggi, noi inquadriamo completamente all'interno del DPCM, cioè quando lei dice che si può, i cittadini possono andare alle seconde case, era secondo lei compreso nel DPCM di ieri o un chiarimento perché di là non si capiva? Ma guardate, è un'ordinanza che dà interpretazione a quello che non è, quello, tutto ciò che non è vietato è autorizzato, nel senso che consideratela che non è un'ordinanza dannosa. Considerate che siamo in una fase di limbo nella quale bisogna dare anche un minimo di raggio di sole ai cittadini che vedono solo buio, non mettetevi i panni di chi pensa, cioè accende la televisione, scusate, e sente solo brutte notizie. Cioè, abbiamo fatto due mesi con morti, ricoverati, terapie intensive, adesso cominciamo con questo non si apre, l'altro non si apre. Cioè, capite che anche, cioè, non tutti hanno i nostri strumenti di informazione, c'è chi aspetta veramente una conferenza stampa o una comunicazione ufficiale. Io penso che non abbia fatto nulla, peraltro ci sono altri colleghi che hanno agito in tal senso e penso che abbiano fatto assolutamente bene. Avanti, Emiliano. Buongiorno Presidente, senta, prima le stavo accennando la situazione di questa mattina a Padova dove alcune parrucchiere si sono incatenate davanti al proprio esercizio. Ah, non lo sapevo. E quindi queste date, il famoso 18 maggio per il commercio al dettaglio e poi per i servizi alla persona, veramente stanno, come ha ben anticipato, mettendo a dura prova questi professionisti. Dall'altra parte invece c'è un paradosso, non me ne voglia il mondo dello sport, si apre al professionismo, si aprono gli allenamenti, qui c'è un mondo che deve lavorare,
che rischia la chiusura, rischia posti di lavoro, e dall'altra parte, ripeto, non me ne voglio al mondo dello sport, c'è un altro peso della bilancia. E se posso, successivamente a questa domanda, e quindi se si potesse effettivamente giocare sul mondo dell'avvocatura, di tutti questi bonus del DPCM o no, dando una mano a questi due settori. E l'altra domanda è, non mi è chiaro come mai vi è stato chiesto una collaborazione regione per comunicare i dati, la situazione di una possibile recrudescenza del virus? Io pensavo fosse già comunque attivo questo rapporto. Ma guardate, ieri sera sono state dette due cose che non sono vere. La prima, l'insinuazione delle regioni che non collaborano. La mia regione, se lo dici nel mucchio, non mi va bene. Puoi dire alcune regioni, allora bene. Ma siccome ho detto le regioni non vanno, noi i dati abbiamo sempre mandato tutti i dati che ci sono stati richiesti. Veneto non ha nulla da rimproverarsi. Due, peggio ancora quando è stato detto, è stato fatto accenno alla cassa integrazione. La cassa integrazione per noi è ok, ce l'abbiamo detto anche ieri, il problema è un tema, ma ripeto, io non voglio cercare contrapposizioni. Lo dico perché se tu mi chiami in ballo, mi tiri in ballo, devo rispondere. La cassa integrazione in Veneto non è che non sta arrivando per colpa della regione. La regione ha già fatto gli accordi con le banche, e tutte le banche si dicono aspettano l'ok del governo, punto. Questa è la versione ufficiale, mi basta? Quindi poi delle TV, e perché le regioni, ma le regioni cosa? Non è mica la Repubblica del Banano, ecco in Veneto. E dopo dico, guardate, lo voglio chiarire una volta per tutte, provo imbarazzo quando parlo, no? E vi spiego perché. Io non sto dicendo queste cose perché ho in mente di fare qualcos'altro nella vita, andare a Roma a tre minestre, segnatevelo, lo dico per difendere i veneti. Cioè, che non ci sia qualcuno che pensa che ci sia qualche retropensiero rispetto a quello che dico. Lasciatemi fuori da sti casini. Io ho un compito, che è quello di difendere i veneti. C'è scritto nell'oggetto sociale. E finché sono qua, difendo i veneti. Come quando ero ministro dell'agricoltura, difendevo gli agricoltori. Funziona così. Non ho tempo di distrarmi con altre menate, che non mi interessano peraltro. Quindi prendete quello che vi dico, semplicemente perché va detto in questo momento. E non è una mancanza di rispetto, io non cerco la rissa con nessuno. Però non puoi dire che le regioni non hanno adempiuto ai propri compiti sulla partita della cassa integrazione. Oppure di nomi delle regioni. Sfido chiunque a dire che il Veneto è stato inadempiente. Punto. Ditelo. Trovo qualcuno che vi spiega perché è stato inadempiente. Rispetto alle parrucchiere, ai barbieri e quella categoria, che sta diventando un po' la categoria simbolo, hanno ragione da vendere, non da vendere, ma a quintali, ecco, ci hanno raggiunto anche gli assessori che saluto. Buongiorno. Cioè non è possibile pensare a un'apertura e dire a loro a giugno, c'è primo giugno mi sembra aver capito, che presupposto giuridico c'è? Guardate, qui c'è una sola soluzione, rovesciare il ragionamento, perché quando le robe si incasinano bisogna rovesciare il ragionamento. Il ragionamento deve essere rovesciato. Loro, avete capito l'impostazione, partono dalla singola bottega e da lì cominciano a costruire tutto un alveare di norme per riuscire ad arrivare al cittadino. Perché dicono, se tutto sarà blindato, il cittadino a questo punto non sarà neanche la mascherina, gireremo nudi perché sarà impossibile essere contagiati, perché ci toccherà stare a casa, perché è impossibile far tutto. Rovesciamo il ragionamento, partiamo dal cittadino e decidiamo cosa serve al cittadino per metterlo in sicurezza. Serve mascherina, guanti. Una volta che l'abbiamo scafandrato, tra virgolette, può andare dappertutto o no? E non abbiamo risolto il problema. Dobbiamo rovesciare il ragionamento, perché gli scienziati, gli esperti, stanno ragionando impresa per impresa e finisce che poi è inevitabile che questo sistema si incagli. Non possiamo regolamentare tutto ed è purtroppo l'ufficio complicazioni e affari semplici che torna fuori, perché, e io ve lo dico sempre, ce l'abbiamo nel titolo e non vi fa così, no? Trovi due che giocano a briscola, dici datemi due regole, li trovi dal notaio dopo due giorni. Siamo così, è un problema proprio culturale. Proviamo una volta a fare gli anglosassoni. Cittadino, per essere messo in sicurezza, bisogna di tre robe, basta. Dopo andrai in negozio, se cambia la maglia, misura, eccetera, ma anche lì disinfezione del capo d'abbigliamento, disinfezione dello stand per il capo d'abbigliamento.
pulizia dei pavimenti, pulizia degli impianti di reazione, disinfezione della commessa, test e tampone della commessa, DNA e TAC e risonanza magnetica, quelli che c'è. Ma dove andiamo a finire? Ma secondo me la roba che sta in piedi, guardate, cioè, assistiamo veramente a una lenta agonia con questo sistema. Ed è preoccupante, lo dico, cioè, fuori dalla politica, guarda, cioè, lo dico semplicemente perché invito veramente a rovesciare il ragionamento, partiamo dalla messa in sicurezza del cittadino, di conseguenza poi tutto il resto lo sistemiamo, non dico che deve essere free di regole, ci saranno delle regole ma minimali a quel punto. Grazie. Buongiorno, scusami, parrucchiere eccetera, noi non abbiamo la potestà giuridica, non c'è, guardate, l'abbiamo guardata anche contro la luce la legge, i miei colleghi, noi ci parliamo a tutte le ore, anche stamattina, magari potessimo trovare una piglia per cominciare a aprire l'attività, assumendoci le responsabilità. Così il commercio a dettaglio. Non c'è, adesso potremmo fare qualche allargamento, ma arrivare fino a quel punto di aprire l'attività, no. Grazie Presidente. Prego. Tele nuovo. Buongiorno Presidente, appunto non c'è solo delusione. La voce un po' più alta. Ho la mascherina pesa tantissimo. Non c'è solo delusione, non c'è solo frustrazione, c'è davvero, cioè le famiglie sono in estrema difficoltà, ecco, perché ovviamente il lavoro è collegato alla famiglia. Quando lei diceva prima di poter in qualche modo potenziare i servizi sociali, penso magari anche ad una collaborazione maggiore con i sindaci, ovvero una buona situation nei loro confronti, cioè davvero si rischiano, Presidente, anche dei gesti, non dico estremi, insomma. La disperazione, esatto. Ma tu hai ragione, guarda, i sindaci hanno fatto un lavoro eccezionale in questi due mesi, perché poi i sindaci sono in prima linea con i problemi della gente, con i servizi sociali, ma dovremmo assolutamente rinforzare tutto quel fronte, perché immagino che ci sia un salto di disperazione, iniziano a mancare i soldi, molti si scrivono che non hanno i soldi per mangiare, perché c'è anche chi viveva ovviamente già tirato prima, perché magari ha avuto mutui da pagare, spese, problemi nella vita, quando può accadere, e accade, e quindi capite che stiamo parlando anche, ne parlavo anche prima con Renzo Rosso, la consegna dei cibi che loro fanno come fondazione, ad esempio per i meno ambienti, con la Croce Rossa, tutte queste attività che sono degne, cioè di alto valore umano, no? Però ricordiamoci, c'è chi non sbarca il mare, non riesce a mangiare, e questi bisogna rimetterli in pista, cioè bisogna rimetterli in pista. L'ipotesi è che perdiamo 50.000 posti di lavoro, la domanda che io mi faccio, ma sono 50.000 benestanti o sono 50.000 persone che hanno bisogno di questo stipendio per vivere? Vi siete già risposti? Antonella Prigioni. Buongiorno Presidente, dato che il DPCM del 4 maggio in qualche modo ricalca la sua ordinanza dell'altro giorno, penso al take away, crede che quell'ordinanza di oggi possa dare stimolo al governo? Penso alle seconde case che molti ci stanno chiedendo, come il governo dice solo che possiamo andare a trovare un congiunto, lei invece ci dà l'autorizzazione ad andare a sistemare casa in regione. Ma se, guardi, ripeto, io non faccio l'ordinanza per cercare la visa, posso dire, mi spiace anche che ma magari dà dei suggerimenti che qualcuno poi titoli anche in maniera forte, sto cercando di dare delle risposte e anche, posso dire, un minimo di segnali di positività. Quando ho deciso di firmare l'ordinanza oggi di uscita di casa senza limiti di distanza da casa, restando nel territorio comunale, e penso che ci sia spazio per tutti per andare in giro, e anche per dire, insomma, che il mondo non si sta fermando, perché la sensazione che respiro è ormai della rassegnazione, della disperazione, e noi non possiamo entrare in quella fase come comunità, perché poi peserà su tutto. Per cui io spero che si rovesci il ragionamento, guarda, lo dico per la terza volta, mettiamo in sicurezza il cittadino e apriamo. Poi capisco, gli scienziati dicono è sbagliato aprire, è sbagliato, di rispetto, ma questa è una visione puntuale, chirurgica, di un solo aspetto. E avete bene tante voice. Buongiorno Presidente. Senta, volevo chiederle due cose rapidissime. La prima è sulla nuova ordinanza. Lei ha detto che ci si può muovere all'interno del proprio comune. Naturalmente le persone che per vari motivi non possono muoversi da sole hanno bisogno di un accompagnatore. Questo vale anche per i bambini piccoli. Sì, sì. Quindi, diciamo 6-7 anni. Minori.
Beh, sì, in teoria minori c'è il tema della vigilanza da parte dei genitori. Poi volevo chiederle, tra le tante segnalazioni che ci arrivano, ci sono quelle di genitori che hanno i figli in istituto, figli con disabilità gravi che si trovano in istituti che ormai sono chiusi da metà marzo e che temono veramente il fatto che questa forzata clausura possa avere delle conseguenze molto serie sui loro figli, e ancora chi ha invece dei parenti che sono o per motivi di anzianità, di problemi psichiatrici o di sindromi comunque validanti, sono in delle case di cura e non possono andare a trovare. Beh, è partita dalle case di cura, dopo magari lascio la parola all'assessore Lanzarin, che è molto più preparato di me sul tema disabilità e accesso ai luoghi di cura, magari poi darò anche un aggiornamento su questo. Lì sapete che è stato fatto il 23 febbraio il primo provvedimento restrittivo, 24 febbraio restrittivo, poi ancora più restrittivo vietando ogni forma di accesso. Il tema è che quelli sono posti dove se i focolai partono fanno danni tragici, avete visto, per cui è stata fatta questa scelta per la messa in sicurezza. Ricordo che ad oggi, a tutt'oggi, da quell'ordinanza di febbraio non c'è più presa in carico di nuovi ospiti, quindi gli anziani che attendevano di essere presi in carico e di diventare ospiti di alcune case di riposo non sono più entrati nelle case di riposo. Anche questo è un tema, perché alcuni anziani sono non autosufficienti, oggi sono in carico alle famiglie, come i centri diurni. Altro aspetto che invito l'assessore Lanzarin dopo di dirvi, anche dei centri diurni, quindi dove si portano i disabili di giorno e poi tornano a casa la sera. Io avrei un po' di domande, cioè un po', io ne avrei una marea, vado velocemente, partiamo col direttore del giornale di Vicenza, Ancetti, che dice: lei apre la possibilità, visto che il decreto governativo apre la possibilità di ritirare il cibo da sporto solo dal 4 maggio, l'ordinanza della regione è valida o si rischia che qualche carabiniere faccia la multa proprio perché la legge statale per noi è valida? Non è valida. Anche perché se è vero che prima non lo prevedeva, è più vero adesso di prima. Seconda domanda, il decreto del governo dice che sono sospesi i servizi per poi l'infanzia. Posso dire, ci vuole anche coraggio vietare alle persone che sono per strada di andare a comprarsi cibo, cioè ne vuole tanto di coraggio. Il decreto, dice sempre il direttore Ancetti, riporta che sono sospesi i servizi per l'infanzia. Questo rischio di bloccare il tentativo in atto della regione con la FISM e gli altri per riaprire centri e cogliere i figli di chi va al lavoro? Io spero di no, perché il nostro obiettivo è quello comunque di dare una mano alle famiglie. Non è facile e auspichiamo, e dirò anche che il collega Bonaccini sta chiedendo appuntamento, una call conference o una videoconferenza al ministro Azzolina per poter poi proprio parlare di scuole, perché il nostro tema che ci preoccupa le scuole, cioè ragazzi, cioè, ci sono migliaia di ragazzi a casa, minorenni, che hanno necessità di essere accuditi, quindi di essere sorvegliati. Dal NAS torna sui temi dell'estate e del turismo. I tedeschi tutti al mare in Croazia e Slovenia anziché da noi. Cosa si può fare per arginare l'accordo dei tre paesi sul corridoio delle vacanze? Lo vado a chiedere al ministro degli esteri. Mi scuso con il MAS, ma cioè, capite che livelli siamo presi. Cioè la Croazia fa accordi del corridoio delle vacanze con la Germania che è il nostro primo cliente, cioè in assoluto, cioè, son dei familiari per noi turisti tedeschi. Qua noi non ho ben capito di cosa ci stiamo occupando in questo momento. Dario Converso torna sul tema che le categorie di artigiani, barbieri, parrucchieri eccetera sono scesi in protesta dura. Cosa ne pensa? Guarda, io immagino che sarà solo l'inizio questo, anche perché dalle mail, dai messaggi che ci arrivano, c'è il mondo intero che è in agitazione. Io sono contro la violenza, sono sempre per, come si può dire, il trovare la soluzione, perché poi la violenza non serve a niente. Però bisogna che ci siano entrambe le parti che hanno voglia di fare un passo. Io sono convinto, faccio questo appello, che il governo abbia ancora gli spazi per rivedere la modalità di ragionamento e di approccio a questo problema. La convivenza col virus l'abbiamo capita tutti, i rischi li abbiamo capiti tutti, partiamo dalla messa in sicurezza del cittadino, lavorino su questa visione. Il collega Bonet, Corriere del Veneto, bentornato, che ha avuto non si può dire. Insomma,
è noto nella categoria, comunque ben tornato. Ha una domanda per il Presidente: lui è d'accordo con la scelta prudenziale del governo Conte, evidentemente dettata dalla paura di una ripresa dei contagi, oppure lei avrebbe riaperto tutto subito, compresi bar, ristoranti, parrucchiere, estetiste, come chiesto da Salvini? Che ne pensa della forzatura del collega Federica in Friuli Venezia Giulia? Che forzatura? Non ho capito che forzatura ha fatto Federica, sinceramente. Comunque lei avrebbe riaperto. No, guarda, io ok la domanda, però non è che la domanda mi può essere posta come ha detto Salvini, perché non sta, cioè, io non sono a conferenza stampa per parlare di politica. Sto dicendo che assolutamente io sono convinto del fatto, come tutti i colleghi presidenti, che si possa riaprire, tant'è vero il collega presidente ha presentato, abbiamo presentato assieme un documento ed è assolutamente in linea col pensiero di tutti, anche col pensiero di Salvini, però non vorrei che questa conferenza stampa avesse un valore politico, però l'ho detto all'inizio, stiamo parlando di problemi dei Veneti e possibili soluzioni. Seconda domanda, che è più invece tecnica. Tecnicamente l'ordinanza di oggi, liberi entro i confini comunali, resta nell'alveo del DPCM o va oltre forzando un po'? Resta nell'alveo della legalità. Abbiamo il collega Fioretti. Comunque, un appello, invece di fare interviste a quelli che sanno tutto, ripeto, c'è sempre uno strumento, fare un ricorso, andare in tribunale. Per qua tutti che parlano, ma nessuno che va in tribunale. Domanda di QDP News: come si pensa di affrontare il discorso dell'abusivismo nel settore di acconciatori e parrucchieri, diventata anche questa una pandemia? Si risolve riaprendo le attività. Pederiva, collega del Gazzettino, allora, prima domanda. La Regione manterrà comunque l'obbligo di mascherina dappertutto e per tutti, anche in strada, per passeggiate, runner e anche per i bimbi? Sì, guardate, questa peraltro sarà un'adozione a livello nazionale di misura, no? Che è quella della mascherina. E il tema è, non so se avete visto, è stato fissato un prezzo delle mascherine. 0,50. Sta esattamente accadendo quello che vi ho detto io. Vi ricordate quante volte vi ho detto sblocchino l'ordinanza sui sequestri? Se sbloccano quella arrivano le mascherine da fuori e quindi sono mascherine che si trovano sul mercato anche a prezzi molto inferiori a questo, ve lo dico per esperienza. E tutti a dire no, ma bisogna incentivare la produzione nazionale, io sono d'accordo, e cosa vi dicevo? Bisogna però pagare un aiuto alla produzione, cioè dare un aiuto alle imprese che producono mascherine a livello nazionale, Veneto o quali che siano, per poter stare sul mercato. Ma se tu dici che a 50 centesimi è il prezzo, tutta la produzione nazionale sparisce. Sparita. Perché penso sia il costo di produzione in Italia 50 centesimi. Neanche. Perché noi posso garantirvi che abbiamo comprato mascherine per differenziare gli approvvigionamenti venete, certificate chirurgiche, a 1 euro all'una. E seconda domanda, alla luce del DPCM che non ne parla, il progetto centri estivi della regione potrà riguardare anche i bimbi dai 6 anni in su, quindi coinvolgendo a questo punto non solo le scuole, anche non le scuole statali, ma anche le fattorie, le associazioni, le palestre? Scusa, mi sono distratto. E alla luce del DPCM che non ne parla, dice la Pederiva, il progetto centri estivi della regione potrà riguardare anche i bimbi dai 6 anni in su, coinvolgendo fattorie, stiamo lavorando a questo, come dicevo ieri. La definizione di congiunti pare escludere compagni, fidanzati, persone non legate giuridicamente da parentela. Chi ha scritto congiunti? Il governo. Ah, non noi. Ho detto si può andare a visitare i parenti, devono essere dei congiunti, però in effetti. Cioè. C'è senso che non sono congiunti. Non lo so. Io non sono congiunti. Non lo so, guardate. No. Condivido con lei questa osservazione, ma non so giuridicamente dove sia scritto questo termine, non lo so. Bene, e torniamo avanti. Il congiunto poi chi è? Il problema è il primo, il secondo, ci sono delle sentenze molto precise, come dice l'assessore. Amorosa? Anche amorosa è una sentenza. In questo periodo è disgiunta. Dice Danilo Guerretta, è preoccupato per le tensioni sociali che molto. Potrebbero scatenare? Infatti devo dire che chi mi ha chiamato, a tutti quelli che mi chiamano, cioè faccio pompiere, nel senso che
ho ancora speranza che il governo possa dare un'aggiustata. Si potrebbe fare velocemente se il governo si confrontasse con le regioni. In questi giorni si potrebbe trovare una soluzione. La collega Nicolussi Moro, sempre del Corriere del Veneto, dice: protesta dei parrucchieri, la regione potrebbe autorizzare almeno loro gli estetisti a vendere almeno i prodotti non potendo fare i trattamenti? Potrebbe essere lo svuotamento del magazzino, però giustamente gli operatori direbbero che avrebbero costi a star lì a tenere un negozio aperto per vendere una bottiglia di acqua ogni tanto. Cioè, ho l'impressione che sia diseconomica, è più una soddisfazione ma non ha poi pregnanza economica rispetto all'artigiano che vive della sua opera, non vive della vendita del prodotto. Considerate che c'è un codice Ateco autorizzato già dal 18 di aprile, che è quello delle profumerie, e quindi lì hanno la possibilità di approvvigionarsi di tutto, di gel, di lacche, di creme e quant'altro, per cui ho l'impressione che in linea di ragionamento giuridico secondo me ci sta, ma non risolviamo il problema di chi è artigiano, no? Che lavora con le mani. Seconda domanda, anche gli artigiani orfi chiedono di riaprire. Chi è che non chiede di riaprire? Tutti. Questa mattina si sono riunite le ARPA delle regioni del nord, qui magari poi lascio votazione, per capire se c'è correlazione fra smog e Covid e la domanda. Anche ieri, e poi ultima domanda, è stato quantificato, no, le ultime due, è stato quantificato il premio che darete ai medici? No, ancora no, però è stato deciso, giustamente come avevo anticipato, di riconoscere un premio anche in maniera meritocratica rispetto all'esposizione, eccetera, che discuteremo ovviamente con le parti sociali, perché se che incontro domani, che mi sembra il minimo, però voglio anche ricordare che per noi è un premio doveroso. È poco rispetto a quello che si meriterebbero. Io sono stato della teoria che bisogna dare stipendi più alti. Due, a loro e agli insegnanti, se volete che vi ripeta quello che dico da sempre. Due, voglio ricordare che il nostro premio vale molto di più perché dobbiamo aggiungere l'addizionale IRPEF che noi non applichiamo, e quindi non abbiamo sottratto in 10 anni, mediamente un medico 4.850 euro in 10 anni. Quindi è il premio più tutto quello che non abbiamo pescato. Sull'addizionale IRPEF ne approfitto se mi date una mano. Nella busta paga c'è scritto addizionale IRPEF regionale, e giustamente i cittadini mi chiamano ogni volta quando dico che non applicano le tasse, come faccio a scrivere la busta paga? Io ho fatto anche un ricorso in tribunale, ricordo, in quell'anno, perché dissi che il governo Monti, se voleva applicare la tassa, doveva cambiare il nome, non chiamarla addizionale IRPEF regionale, perché questa l'1,23% sul reddito si paga direttamente a Roma, ma il nome in busta paga resta ancora. Hanno utilizzato un vecchio veicolo, una vecchia tassa, una vecchia denominazione, allora, governo Monti, e per applicare una tassa che aveva gettito nazionale. Quindi, perché io dico che non applichiamo l'addizionale regionale? Perché noi quell'1,23% non incassiamo noi, va direttamente a Roma. Noi possiamo incassare dall'1,23 in su, ma non lo applichiamo, quindi non incassiamo nulla. Spero di essere stato chiaro. Quindi quello che trovate in busta paga non viene dato alla regione del Veneto, e in causa non hanno voluto cambiare il nome della tassa. Perché io ho detto mettete addizionale IRPEF statale e ci togliete dalle scatole come regionale, perché noi i soldi non li vediamo. Domanda di carattere scientifico, sempre del Nicolussi, poi passo al direttore Basso. Nuovo caso di contagio a Bo, come lo spiegano gli epidemiologi? Guardate, penso che bisognerebbe vedere che contatti ha avuto questo signore, immagino non sia un contagio primario ma sia secondario, avrà avuto un contatto con qualcuno che l'ha infettato, a meno che non sia un negativizzato che si è positivizzato, ma lì abbiamo a quel punto il professor Cresanti che gli fa la radiografia totale, perché sarà oggetto di prelievo del sangue, faremo un sierologico, e il professore ha anche detto che farà una mappatura del genoma, per cui sapremo tutto di questo caso. Però, ripeto, può essere un caso che banalmente si sia andato a infettare al bar del comune vicino, anzi il bar è chiuso, insomma in un supermercato, in coda di un supermercato, che ha trovato un asintomatico positivo e l'ha infettato. Bisogna capire se portava la mascherina in vita, se scusate, la mascherina comunemente oppure no, ci sono tante analisi da fare, è un caso interessante, ma
Direttore Basso, qui siamo le ultime due, e lei pensa anche a un'ordinanza che spostarsi da provincia a provincia? Allora, adesso siamo fermi qui, dal 4 maggio vedremo cosa accade, intanto del modo di cittadini di uscire di casa e non stare lì col metro in mano a misurare la distanza, girano nel territorio comunale, evitate gli assembramenti, siate assolutamente, come si dice, responsabili con i venti, lo sono sempre stati, i venti non hanno bisogno di ordini, al massimo posso dare qualche consiglio, e il consiglio è di portare la mascherina perché mette in sicurezza la nostra salute e quella degli altri, punto, cioè evitate gli assembramenti, se riuscite, anche se avete minori, penso a una coppia che può avere due minori, magari fate un'uscita, un genitore con un bimbo, un altro bimbo, è vero che potete uscire anche tutti e quattro assieme, ma se evitiamo di fare cortei nelle piste ciclabili, nelle passeggiate, è meglio. È sempre obbligatoria la mascherina? Sì, uscita individuale è obbligatoria la mascherina. Michele Borrera, Radio Conegliano. Come si devono comportare i genitori separati con figli che abitano in comuni diversi? Tu posso rispondere? Possono raggiungere. Ecco, qui è bene ricordare che possono raggiungere i figli, cioè non è, ci vuole l'autocertificazione, si dice che mi sto recando da l'indirizzo per visita ai figli. Come da tribunale, certo. Disposto dal giudice. Io lascerei un secondo giro e poi non chiedo una cosa. Prego. Sono due questioni che forse hanno un certo interesse generale. Uno è competenza statale, ma insomma l'hai citato tu stesso. Il problema della scuola sta veramente diventando un problema di impatto familiare, perché ci sono da una parte le famiglie che si apprestano a tornare al lavoro e hanno magari dei bambini piccoli, si è detto, che vanno seguiti, che vanno accompagnati, eccetera. Ci sono anche i docenti poi che nella scuola dell'obbligo hanno dovuto praticamente in due mesi avviare una rivoluzionaria attività didattica digitale che non avevano magari sperimentato negli ultimi 10 anni. È un problema che diventa pressante. Questo è un tema. L'altro tema è quello che i sindaci, anche qui, devo dire che in maniera trasversale, dicono, anche loro chiedono un confronto proprio con te. Come tu solleciti un confronto tra il governo e le regioni, anche loro chiedere per un tavolo per stabilire magari un percorso comune, per chiedere un protocollo. Per la scuola? No, in generale, per affrontare l'emergenza. Ma guardate che i sindaci sono rappresentati allo stesso tavolo dove ci siamo noi. Cioè, voglio ricordare che c'è il rappresentante del Lanci nei tavoli. Cioè, non è che facciamo delle cose, come si può dire, in dissociazione, cioè nel senso che non è, il tavolo è unico nazionale, le linee guida vengono fatte a quel tavolo, cioè i sindaci sono assolutamente parte integrante di questa squadra. L'ho sentito anche questa mattina il presidente dell'Anci Conte, cioè non, ovvio che è un momento difficile e capisco le difficoltà dei sindaci. Peraltro devo anche dire che i sindaci sono ben rappresentati perché hanno, oltre al loro presidente nazionale dell'ANCI, c'è anche il presidente Marcon come UPI, ma che è anche sindaco, nella cabina di regia. Io non so perché è in cabina di regia nazionale. Quindi i sindaci di fatto hanno due rappresentanti. Noi come regioni ne abbiamo tre: Bonaccini, Musumeci della Sicilia e Fontana della Lombardia. Sul fronte scolastico è possibile? Cioè, sul fronte scolastico noi stiamo lavorando, l'assessore Lanzarin assieme all'assessore Donazzan stanno lavorando a questi temi. Considerate che è un tema che è di competenza nazionale, per cui se si decidesse di fare qualcosa di importante con le scuole, potremmo avere già buoni risultati. Telenuovo. Buongiorno, sempre a Natale di Telenuovo. Giusto per essere chiari, da qui al 4 maggio c'è qualcos'altro che lei potrebbe fare? E l'altra domanda è questa. Mi sembra di avvertire un senso da parte sua di non solo delusione rispetto a ieri sera, insomma, quindi un po' forse è l'umore italiano, però anche un senso di impotenza, è così? Vabbè, sì, non a caso abbiamo fatto un referendum in Veneto, e poi viene fuori in questi contesti la necessità di poter decidere. I colleghi, ad esempio, di Trento e Bolzano possono assumere delle decisioni che sono assolutamente più
come si può dire, più libere delle nostre. Però al di là di questo, a me interessa che di questo punto stampa resti questo. Non c'è nessuna volontà di cercare conflitti, non c'è nessuna volontà di politicizzare questo momento, però c'è la volontà di risolvere il problema. Il governo, se c'è, ha fatto un colpo, nel senso che il provvedimento che sta preparando, a mio avviso, non funziona. Ma non funziona perché non è il ragionamento che sottende la soluzione che ci dà un approccio sbagliato. Giustamente, come dire, chiudiamo le strade perché la gente si ammazza in moto. Forse varrebbe la pena di rendere obbligatorio il casco e tenere aperte le strade, no? E quindi capite che ce ne sono migliaia di esempi che possiamo fare. E penso che stia diventando bizantinismo puro, no? Ricordate come si studia nella storia dell'arte, il periodo bizantino, no? C'è tutta questa... torniamo a una visione un po' più massiccia delle cose e molto più semplice, perché se no non finiamo più. Cioè, a me preoccupa, ve lo dico con chiarezza e al massimo rispetto degli scienziati, mi preoccupa che non diventi... Cioè, quando mai uno scienziato può trovare un terreno da analizzare come quello che si è creato in maniera naturale? Siamo fuori da un laboratorio. È ovvio che è naturale, umano, che si voglia sperimentare qualsiasi possibilità. Poi immagino anche la competizione internazionale, no? Vedremo chi che sta più bravo a trovare le soluzioni. Cioè, ho l'impressione che sia un panettone che sta lievitando, non so a che punto arriverà prima di scoppiare. Però poi siamo anche davanti spesso a scienziati che si smentiscono tra di loro, questo non possiamo non evidenziarlo. Però noi non dobbiamo discutere della scienza, perché la scienza è una roba, è sacra, però dobbiamo discutere la vita dei cittadini, questo sì ci deve essere permesso. Presidente, posso un commento dei miei? Sì, dai, che poi vado. Grazie. Senta, mi sembra ieri sera dal discorso del Premier che sia cambiata anche un po', o cambierà a breve, la visione della nostra casa. Fino a poco tempo fa era un guscio protettivo, ieri sera con dati anche alla mano epidemiologici, Conte ha spiegato che anche all'interno delle nostre abitazioni dovremo mantenere distanze, insomma sono consigliate, sembra veramente che non se ne esca più da questo. Guardate, cioè, cosa volete che vi dica? Che se viviamo in casa con lo scafandro, con le bombole dell'ossigeno, come i sub, sono quasi certo, 100% che il virus non lo prendete mai, e anche se continuate a uscire anche fuori, ma riportate anche le pinne, andate tranquilli, ma cioè, di cosa stiamo parlando? Cioè, ma noi dobbiamo parlare di vita reale, non di inquietare le persone. Dire, ma in casa è un luogo di infezione, è ovvio che se c'è un positivo in casa c'è il rischio che si crei un cenacolo, no? Per il virus, ma non è una banalità questa. Prego. Posso chiedere? No, vai, vai. Posso chiedere, allora la richiesta che fate direttamente al governo, mi sembra di capire, è quella di riaprire una discussione su questi temi. Ma io la faccio io questa richiesta, non ho la velleità di rappresentare il mondo, cioè nel senso che penso che ragionevolezza e buonsenso ci porti a dire che non è che il problema sia quello di una condivisione di consenso popolare, è un problema di buonsenso, cioè non può funzionare così, non può funzionare così. Cioè, cosa gli vai a dire ai barbieri e ai parrucchieri? È ovvio che ci sono anche altri che hanno problemi, non faccio sempre l'esempio, che a giugno non sono a rischio, prima sì, non lo so, in base a che regola. Se il virus c'è sempre, no? Se il virus c'è sempre. Non è che cambia fra un mese, ce ne sarà di meno virus, ma ci saranno talmente tante persone che vanno a tagliarsi i capelli, che immagino che comunque si concentrerà tutto lì a questo punto. Forse per assurdo dovevamo non mai chiuderle, perché comunque diluivano anche gli assembramenti del parrucchiere. Cioè, capite che no. Poi quando io ho visto la disinfezione delle maglie e dei capi di abbigliamento dei negozi, capite che c'è. Che ha un senso, tutto ha un senso. Anche usare i disinfettanti per farci... Io ci ho conosciuto persone che si lavavano con l'alcol in passato, ma quella diventa una psicosi. Non è più una roba normale. Se ci laviamo con l'acqua probabilmente siamo più sterili che lavarci con l'acqua e il sapone.
Però non vi dico che la regolare, è una follia. Ma a livello di rapporti con il governo, cioè le regioni, la regione Veneto se non altro chiede una nuova interlocuzione. Ma le regioni non hanno mai chiuso la porta. No, no, sì, un nuovo però contatto. Certo, noi abbiamo bisogno di avere delle risposte, questo è poco, ma sicuro, guardate, il 4 arriva, sicuramente si apriranno delle aziende, che saranno problemi per molti artigiani. Però non voglio che si legga come un atto di irresponsabilità quello che si sta. Io ho ben coscienza di qual è il rischio, però così non si affronta. Poi magari la mia idea è sbagliata, però dico come la penso. Io mi saluto, ragazzi. Un'ultima domanda che volevo fare, Presidente, visto che si confronta spesso con i presidenti delle altre regioni, se per quello che riguarda lo spostamento che non sia motivato da visite a parenti o lavoro, salute da una ragione o dall'altra, è stato messo all'ordine del giorno. Ma al momento sembra addirittura che il DPCM prevede un periodo, proprio una finestra nella quale non si può proprio uscire dalla ragione. Sembra. Perché poi leggetelo bene il DPCM, alcuni punti sono ancora molto nebulosi. Tipo le uscite di casa, come si possono fare? Io non è che ci trovo. Come alcuni suoi colleghi dalla Campania, ma quello più famoso, diciamo, non vuole ingressi dall'esterno. Diciamo, se di questo avete parlato, cioè per esempio per l'estate ci si potrà sbloccare questa situazione. Cosa volete che vi dica? Ho già detto quello che penso, nel senso che è una pratica di natura di regole sanitarie che in linea estrema, vi ricordo che la Costituzione non prevede la chiusura dei confini, la Costituzione proprio non lo, cioè dice che non si possono chiudere i confini delle regioni, lo dice la Costituzione, però in maniera banale. Però è anche vero che in caso di emergenza uno può fare mettere in piedi le quarantene, però a questo punto sto pensando una cosa: se è quarantena è per chi entra ma anche per chi esce, perché se uno che esce lo prende il virus e lo porta a casa, quindi vuol dire che chi propone di chiudere la propria regione al nord deve vietare i propri cittadini di uscire. La logica sanitaria prevede questo, no? Posso chiedere un'ultima cosa, perché ricevevo tantissime telefonate e quando leggeva l'ultimo decreto mi sono immediatamente venute in mente due telefonate addirittura ricevute nell'ultima settimana da parte degli aeroclub che non possono andare, degli iscritti chiaramente, a fare manutenzione del proprio aeroplano. Mi ha detto per le imbarcazioni è possibile, sarà possibile anche per... Mi ha dato un'idea, devo ancora firmarlo, aggiungo l'aeroplano. Anche un'ultimissima cosa. Sono centrale di aerei. Presidente, vi lascio la parola alla Frecchie. Un po' per una leggera domanda. No, oggi esaminiamo la mascherina rossa. Scusate, già mi faccio fatica a parlare questa mattina. Togliela un attimo. Dunque, i cavalli, a quanto mi risulta, si possono spostare solo per andare al macello, però ci sono tanti che hanno il proprio cavallo, asinello, pony, magari al maneggio, non possono neanche andargli a fare una carezza, insomma, è così. Ma abbiamo affrontato questo tema. Devo anche dire la verità che lo stiamo approfondendo, perché il tema dell'animale da compagnia, dell'accudimento, però ti rispondo che l'accudimento c'è già nel maneggio, perché c'è chi... c'è un tema di sentimento poi, no? di affezione, e stiamo facendo questo approfondimento, posto ad anticipare questo. E secondo me anche questo è un tema... Poi devo anche dire che non ne ho mai parlato, io non, perché c'è gente che mi scrive perché tu stai bene a casa e i tuoi cavalli non sono, il cavallo non sono più, è morto purtroppo il mio cavallo. Ne avevo uno solo e poi ho sempre evitato di parlarne perché poi qualcuno non mi venga in mente che io ho, cioè mi risolvi i problemi, non ho cavalli da accudire, per cui se ne parlerò è perché molti ci hanno scritto per questo, molti ragazzi tra l'altro, ragazzi piccoli, perché noi abbiamo addirittura delle squadre, ho scoperto che fanno concorsi con i pony, cioè c'è tutto un mondo, bravi, non dico quanti bambini mandano foto dei cavalli, se no arrivo anche. Si voleva dire una roba a proposito dei bimbi, siccome ci scrivono in tanti per sapere quando facciamo la mostra, la faremo fuori da sto casino ovviamente, però stanno arrivando un sacco di materiale, veramente, cioè, verrà una bella roba. E con questo lasciamo la parola all'assessore dell'Alcalde. Grazie. Presidente, giunto questo da dire. Ringrazio gli inquilini del palazzo che mi mandano un messaggio. Grazie. Un ringraziamento.
Grazie. Grazie. Mi sembrava che c'erano due questioni, una quella sui disabili. Allora, voi sapete che sui disabili sono chiusi ormai dal 6 di marzo i centri semiresidenziali, i centri di urno, quindi quelli che avevano il disabile che veniva, si recava in questi centri la mattina e poi alla sera, pomeriggio, tornavano a casa e quindi permanevano per il resto della giornata a casa. Noi li abbiamo chiusi dal 6, abbiamo chiuso i centri semiresidenziali per disabili, anche i centri per non autosufficienti anziani, quindi anche i centri per gli anziani, ma anche i centri tipo i centri sollievo, che sono i centri in cui i malati di Alzheimer vanno e quindi rimangono sempre durante 2-3 giorni alla settimana. Allora abbiamo tante richieste di apertura, soprattutto per quanto riguarda i disabili, perché come voi ben sapete, insomma, c'è una fascia oltre i bambini, quindi i piccolini, quindi insomma dopo il spoiler dell'obbligo, ma ci sono molti disabili sui 50-55 anni che hanno genitori molto anziani, no? Che sono accuditi, cioè durante la giornata vanno in questi centri diurni e poi durante la sera tornano a casa, e i genitori anziani ovviamente è un peso importante. Allora la struttura sta un po', la struttura prevenzione, la struttura direzione dei servizi sociali stanno cercando di capire come poterli eventualmente riaprire in maniera modulata in sicurezza. Vi ricorderete che noi comunque abbiamo già fatto una delibera di giunta che ha recepito uno degli articoli che era dentro il DL18, il primo decreto importante, che prevedeva che i centri semiresidenziali ci fosse comunque riconoscimento durante la chiusura, insomma, delle attività. Noi abbiamo tramutato questo articolo con l'accordo di due relazioni cooperative, quindi Lega Coop e Fede Solidarietà e ANFAS, in dei progetti che adesso i gestori stanno facendo sul territorio rispetto a distanza, a remoto, dove è possibile, oppure a domicilio. Adesso cercheremo di conciliare sia questa previsione, insomma, di questi progetti, metti anche chiamando uno alla volta i disabili al CEO, del centro diurno, eccetera, come si stanno un po' organizzando nei singoli territori, ma stiamo valutando anche seriamente il discorso di riaprirli, anche se non in maniera continuativa, in maniera modulare, a gruppetti un po' più piccoli, proprio per dare questa risposta ai genitori, ma anche ai ragazzi, insomma, che hanno bisogno, sappiamo, insomma, di socialità, bisogna di trovare anche l'ambiente familiare, e il centro diurno è un ambiente familiare. Passando all'altro, a quelli dei minori, non so cosa parlare. Esatto. No, sui minori, il Presidente ha già detto, noi abbiamo fatto un incontro la settimana scorsa con le varie sigle ISMA, SOMEDI, ANCI, che diciamo anche i comuni, perché molte strutture sono comunali, poi c'erano appunto la parte sanitaria, la parte sociale, l'ufficio scolastico regionale, erano rimaste ad oggi, che ci dovevano arrivare, ci stanno arrivando tutta una serie di osservazioni. La direzione prevenzione sta mettendo insieme un po' tutte queste osservazioni, in più delle modalità, insomma, che noi abbiamo un po' così pensato, in modo da costruire un piano. Il piano chiaramente non prevede la riapertura di attività didattiche scolastiche, questo non lo possiamo fare, ma tutte le altre attività che possono essere di accompagnamento utilizzando queste strutture, i centri estivi, quindi quelli che possono fare le parrocchie, quelle che possono fare i comuni, i CREST, quelle che potrebbero fare alcune associazioni sportive che hanno potuto durare soprattutto il mese di luglio e di agosto. Stiamo cercando di mettere insieme un po' tutta, diciamo, questa fattispecie, dare delle regole ben precise e poi ci confronteremo, ecco, e capiremo la volontà nostra, quella di dare una risposta ai bambini, ai minori, rispetto alla socialità, al gioco, fatto, insomma, di essere un po' più liberi e anche di incontrare altri bambini con le misure che, insomma, si riescono a mettere in atto, e anche rispetto ai genitori. Quindi io credo che la volta di mercoledì, giovedì faremo un nuovo incontro con tutte queste parti per condividere e poi capiremo un po' dal punto di vista legislativo effettivamente fino a dove possiamo andare, insomma, con la volontà che c'è spesso presente.
vi siete posti anche una scadenza su quando potrebbe avvenire la riapertura, per esempio, degli asili, se già il 4 maggio potrebbero avvenire? Allora, è chiaro che se stiamo lavorando questa settimana, forse al 4 o 5 non riusciamo, insomma, perché poi si devono preparare comunque ambienti di un certo tipo, eccetera. Però l'importante, io credo, è avere un piano ben definito, poi sarà anche eventualmente, non so, qualche giorno in più, la settimana in più, ma l'importante è avere un piano ben definito ed è quello su cui stiamo lavorando. Ma giusto per precisare, chiedo scusa assessore, Zaia l'ha annunciato prima, ma insomma la possibilità esisterebbe anche per i bambini sopra i 6 anni. Sì, sì, noi stiamo facendo un ragionamento, allora l'incontro che ho fatto è quello che ho inserito 06, quindi asili nido 03 e 36 scuole dell'infanzia paritaria, perché comunque ho avuto una richiesta da parte di questo, però oggi alla luce un po' di quello che sta succedendo e anche avendo richieste poi per le altre fasce, quindi per tutta quella della primaria, stiamo ragionando perché le stesse misure che noi potremmo inserire in questo piano per le scuole materne potrebbero essere le stesse che per il CREST estivo, per il centro estivo, diciamo così, insomma, la tipologia che c'è. Assessore, il costo sarebbe a carico delle famiglie oppure state pensando anche a... Beh, allora, considerate che questi costi erano già a carico delle famiglie durante, insomma, nella normalità, insomma, che sia la parrocchia, il comune, la cooperazione, eccetera, organizzavano queste strutture, queste settimane, insomma, diciamo, di accoglimento, di svago, sport, insomma, tutte quelle tante attività che hanno permesso e poi hanno a carico, che sono sempre state a carico delle famiglie, a meno che i comuni non contribuissero in qualche modo. Faremo una valutazione, insomma, per noi oggi è importante avere un piano ben definito, capire fino a dove ci possiamo spingere e poi fare una valutazione al riguardo. Grazie. Assessore, ieri aveva annunciato i dati sulle case di tipo. Sì, allora nel pomeriggio riforniamo la tabella complessiva, perché abbiamo la tabella complessiva. Io vi posso solo dare due dati che sono, credo, sono importanti. Allora, intanto continua il monitoraggio delle strutture con i tamponi, quindi anche tutto il discorso che abbiamo fatto ieri rispetto a casi che erano con i test rapidi negativi e poi invece si sono verificati positivi, anche perché insomma comunque continua il monitoraggio con i tamponi, non solo per i casi giusti, ma in generale noi abbiamo previsto comunque che ogni settimana, insomma, vengono comunque fatti dei tamponi e quindi ogni 20 giorni controllati, 20-15 giorni. E infatti sono stati fatti un po' di tamponi in più, a riscontro appunto di nuovi test che sono state fatte, le nuove verifiche. Noi abbiamo più 168 ospiti positivi, quindi rispetto ai 2154 ne abbiamo 2322 oggi in tutto il Veneto, quindi parlo del dato complessivo, poi lo vedete anche diviso per azienda sanitaria. Di questi 306 sono ricoverati in ospedale, quindi 306 persone sono ricoverate in ospedale qui e rappresentano rispetto al monte di ospiti complessivi il 7%, eravamo al 6,5-6,4, insomma quindi siamo arrivati al 7%. Per quanto riguarda gli ospiti, rispetto ai 1.003 di una settimana fa, perché poi ho visto, insomma, i dati erano del 26, quindi una settimana fa, e oggi abbiamo 1.104, quindi più 101 operatori positivi e siamo rimasti a una percentuale del 3,6%, quindi insomma siamo abbastanza in linea. I decessi sono aumentati da 375 a 488. Grazie. Altre domande? Se no passerei all'assessore Bottacin sugli incontri ARPAD inquinamento regione. Che era la domanda della collega di Russia, ricordo. Un attimo ragazzi che finiamo. Scusa, noi ci portiamo fuori perché non vai, vai, sì, ti devi collegarti. Basta che poi la RAI poi dopo non dica, non faccia i complottismi o le se ne non fa. No, ma siccome mi viene chiesta una parte che è assolutamente delicata, che è quella del nesso di causalità, mi fa di capire, fra N10 e Covid. Allora, sottolineiamo che su questo sono uscite due notizie di stampa, ovviamente con gli autori, mi pare sia Sima che ha spinto queste
notizie, una verso metà marzo e una più recente. La prima diceva sostanzialmente, ipotizzava la possibilità che ci fosse un collegamento fra diffusione del virus Covid e la presenza di PM10, questo in considerazione del fatto che avrebbero individuato un maggior numero di casi di contagi di Covid nelle aree in cui c'è maggior inquinamento. E la seconda invece più recente, dove si è detto ma è stato trovato dell'RNA del virus sulle particelle sottili e quindi insomma è la conferma che il veicolo possa essere anche quello, no? Il veicolo del contagio. In questi giorni c'è stato, rispetto a queste due affermazioni di SIMA, SIMA è Società Italiana Medicina per l'Ambiente, piuttosto violenta, fatta da alcuni scienziati, uno dei quali è il, adesso non ricordo il nome, ma insomma il Politecnico di Milano, Stefano Caserini, ma poi c'è Francesco Forastiere dell'infettologia della Regione Lazio e tutta una serie di altri scienziati che sostanzialmente dicono guardate, abbiamo visto questa cosa, però attenzione a veicolare in pompa magna queste notizie perché creano allarmismo di fronte a una situazione che non è per nulla dimostrata e lo dicono gli stessi che l'hanno proposta, gli stessi di SIMA. Allora, ovviamente cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che uno, allo stato attuale non esiste una dimostrazione scientifica del fatto che ci sia un collegamento fra diffusione del virus e PM10. E dico veicolo del virus, no? Cioè loro hanno sostenuto che dove c'è PM10 il virus si veicola più facilmente, non che ci sia una, come dire, una popolazione predisposta più facilmente a subire gli effetti del virus, no? Si parla di contagio, diffusione del contagio, non di effetti che poi avrebbe il virus sul paziente contagiato. Non so, cioè che è una differenza, no? Ovviamente chi è sottoposto a un'area in cui c'è un inquinamento maggiore, probabilmente c'è un'incidenza di malattie respiratorie maggiore e quindi una predisposizione a qualità di virus, di contagio, di subirne le conseguenze in maniera più impattante. Ma non è questo quello che era ipotizzato. All'interno di questo contesto io dico semplicemente che, e lo dico sempre, che è fondamentale la comunicazione in protezione civile, fa parte del sistema della protezione civile la comunicazione, abbiamo sempre detto. E quando c'è un'emergenza è fondamentale ciò che si comunica ai cittadini e le istituzioni per comunicare ai cittadini lo fanno attraverso di voi, attraverso gli organi di stampa, quindi avete un ruolo fondamentale nel sistema di protezione civile, il Presidente vi ringrazia sempre, mi unisco a lui, però bisogna farlo anche, come dire, in maniera corretta, senza debordare a destra e a sinistra, e non sempre è facile, e me ne rendo ben conto, anche perché purtroppo non è sempre facile in emergenza verificare la fonte della notizia, no? Cioè, quando c'è una società che si chiama Società Italiana Medici per l'Ambiente, sembra una fonte autorevole. Il problema non è la fonte, sono assolutamente una fonte autorevole, ma è uno scienziato quando legge c'è la possibilità che dice vabbè, allora non è dimostrato, non so se mi spiego, no? Quindi va posta la massima attenzione. Con questo io non sono negazionista, cioè non sto dicendo non c'è il collegamento e non sto neanche dicendo che c'è assolutamente il collegamento, semplicemente perché io non sono in grado di dirlo in questo momento. Allora, siccome non siamo in grado di dirlo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto alla nostra agenzia, l'ARPAB, di metterci in moto per cercare di capirne di più. Su due fronti noi ci stiamo muovendo principali. Il primo è con l'Università di Padova, la Facoltà di Ingegneria Civile e Ambientale, con la quale collaboriamo anche su altri fronti, e con il Comune di Padova per cercare di capire gli effetti del lockdown sull'inquinamento ambientale, cioè su come è variata la quantità di PM10, di ossidi di azoto, insomma dei principali inquinanti. Il secondo fronte invece lo portiamo avanti sempre con l'Università di Padova, ma in questo caso con la facoltà di medicina,
e insieme alle altre regioni del bacino padano, quindi Emilia Romagna, la Lombardia e il Piemonte, insieme alle loro ARPA e insieme anche ad ISPRA. Non è escluso, anzi è già stata chiesta la collaborazione anche di altri soggetti massimamente autorevoli in materia scientifica, e stanno lavorando. Anche questa mattina si sono riuniti, io e la collega eravamo in consiglio regionale, quindi non ho novità rispetto a questo, ma so che questa sera il direttore generale di ARPA mi ha già detto che mi darà una informativa su questo fondo. Non so se ho risposto. Mi pare più che esaurientemente. Altre domande? No. Chiudiamo qua, grazie a tutti, grazie. Buona giornata. Grazie a te.